chiamati ovviamente dai rumori. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti carissimi videotubisti. Sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo di talebani napoletani, qui su 7 Day to Die. Ragazzi carissimi, siamo sopravvissuti veramente per miracolo a una sorta di situazione incredibile, paradossale, dove non stavo morendo di fame. Abbiamo dovuto sprecare dei proiettili della nostra M9 per uccidere un maiale, cucinare immediatamente, perché veramente stavamo morendo proprio malamente, insomma. Adesso la cosa brutta, la situazione è ancora peggiorata, perché siamo nel mezzo del niente, cioè siamo, guardate, in mezzo qui nel niente, e siamo per strada e sono le 18 e alle 22, come sapete, inizieranno a correre gli zombie e dobbiamo trovare un rifugio per passare la notte, perché stavamo cercando di tornare verso casa, ma sinceramente per sopravvivere abbiamo sbagliato direzione, stiamo cercando assolutamente un punto dove poter insomma resistere alla nottata, perché alle ore 22, ricordo, gli zombie iniziano a correre come dei forsennati, quindi la situazione è veramente tragica. Io direi sfruttiamo del caffè che avevamo, lo beviamo, così possiamo correre, perché ragazzi siamo veramente messi di merda. Dobbiamo trovare un posto prima possibile, perché sennò ragazzi moriremo per strada come dei cazzoni, perché dormire all'aperto a questi livelli di difficoltà non è proprio una cosa buona. Abbiamo trovato altro caffè che è ottimo e niente, stiamo cercando di trovare un posto, una casetta, un qualunque posto che ci eviti di morire così come dei provoloni. Accidenti, speriamo di trovare qualcosa e vediamo allora. Cosa c'è? Niente, benissimo. Attenzione, vedo un tetto di una casa, anche se la situazione non è delle migliori, perché stiamo andando verso, oddio, questi posti bruciati dove la temperatura è micidialmente alta e umido è alto, quindi caspita, c'è una casa, potremmo, tanti zombie ragazzi, non abbiamo tanto tempo per trovare altro. Merda, ce ne sono altri richiamati ovviamente dai rumori. Ma porca miseria, mamma mia ragazzi, stiamo sprecando tutto di più. Però non abbiamo tempo, dobbiamo assolutamente trovare un posto dove sopravvivere, e questa casa ci può offrire la salvezza, forse ragazzi. Un panino fradicio non lo vogliamo. Dobbiamo assolutamente, adesso basta fare rumore, sono le 19 ragazzi. Andiamo a cercare di entrare. Ok, forse qui va bene, ma dobbiamo mettere giù qualcosa. Dobbiamo allora, facciamo così, ok, passiamo un po' di cose momentaneamente qui, perché ok, ho bisogno di spazio, ho bisogno di fare degli spikes. Spike, perché questi ci possono proteggere per la notte, mentre gli altri facciamone una trentina. Ok, vediamo un attimino, se no qui nel frattempo dobbiamo chiudere, barricare subito questa parte. Niente, non c'è niente, io non so che sfiga ragazzi, meno male abbiamo trovato questa casa. Lo so, esagerato, potevamo ucciderli magari cercando di colpirli con la mazza, ma ragazzi siamo messi troppo male, e non possiamo permetterci di rischiare. Qui c'è anche una cantinola, forse potremmo trovare altre cose. C'è un vestito figo, ma questo è chiuso. Ok, non c'è niente,
Forse ne potremmo chiuderci qui, qui dentro, a vedere un attimino allora gli spike. Ce ne sono già 30. Ok, molto bene. Ok, iniziamo a chiudere qui perché sennò veramente poi dopo magari usciremo da tutt'altra parte. Ok, mettiamo questi. Dobbiamo resistere alla nottata, ragazzi, un L20. Manca veramente pochissimo. Manca pochissimo, ragazzi. Io devo buttare giù sta porta, perché tanto la portano giù come niente. È inutile questa cosa, mettere degli spazi in modo che abbiamo più punti per scappare, insomma. Ok, allora. Va bene, qui possiamo e potremmo metterci qui a questo è il ferro, 102 gradi, tanto devo assolutamente. Ok, accidenti, vediamo un po' dentro che cosa c'è. Potremmo bene, guardate qui che botta di culo. Allora, abbiamo tra l'altro il nostro caschetto che con F avete detto, guardate che figata che avete. Ma mica si consuma la batteria, non lo sapete? Ah, qua c'è della carne, buono, proprio una botta di culo incredibile. Io medicinali, niente, mai niente nel bagno, della cacca, giustamente. Allora potremmo costruire un campfire, esatto, per cucinare quella carne, il che potrebbe essere una bellissima idea. Ok, allora mettiamo qui questo affare, mettiamo della pelle, non so proprio cosa farmi, non ne faccio niente, roba che è di poco valore. Allora possiamo prendere la carne di questi qua, perché sennò magari la sentono ed è peggio. Possiamo cucinare la carne accendendo il fuoco. Ecco, mettendo tutto, cucina. Ok. Nel frattempo stiamo cucinando della carne. E intanto potremmo, innanzitutto questo piccone, non so, mi conviene ripararlo forse, perché siamo messi veramente male adesso. Devo aprire questa cassaforte, quindi lo so che conveniva craftarne un altro per poi andare a andare a fare altro. Ok, sono le 21, manca, aspetta, cerchiamo di rompere la prima che arrivano le 21, così possiamo finalmente vedere il contenuto. Ci vediamo fra un pochino, ragazzi. Cazzo, ragazzi, stanno arrivando dei cani, sento ringhiare e non è proprio bello. Stanno arrivando dei cani, cazzo. Sì, fuori. Aspetta che quelli sono terribili, papà. Sono terribili, sì, ci uccidono in un paio di secondi. Aspettate però, allora dobbiamo togliere delle cose da dosso. Abbiamo troppo caldo. Aspetta, amore, abbiamo troppo caldo. Ok. Aspetta. Cani, fate i bravi, non venite qui. Oh merda, non venite, fate i bravi, state lì. Mamma mia, ragazzi. Credo che siano morti. Ok. Io lo spero sinceramente che siano morti, comunque. No, 110 di temperatura è una cosa troppo brutta. Dobbiamo spegnere quel fuoco. Aspetta, forse ho capito. E questo è il problema, ragazzi. Allora, spegniamo il fuoco. Mangiamoci questa carne. E no, perché emana un calore della miseria. E se no poi, ok, lasciamola lì al momento. Ok. Credo sarà una nottata leggermente dura da passare, ragazzi. Ve lo dico con tutto il cuore, proprio. Fortunatamente abbiamo trovato questo elmetto con la luce, raga.
che dicevate era buggata, ma sta funzionando. Ma vediamo un po' che cosa c'è. La roba che non ci serve a niente. Ok, ok. Ci sono altri zombie qui. Vediamo un po' se riusciamo a mangiare altro pezzo di cacca. Così si toglie l'odore. Solo per questo, ok. Benissimo ragazzi, io direi chiudiamoci qui dentro e aspettiamo di passare la nottata qui. Con questo è veramente tutto ragazzi, speriamo di sopravvivere, ci stiamo dirigendo verso casa, da questa parte stiamo andando e speriamo veramente. Arrivo subito. Ciao a tutti ragazzi e grazie di essere stati qui con me. Ciao ciao ragazzi e speriamo.